Ispirazione quotidiana. Da oggi uso sempre meglio la mia energia. Ispirazione di oggi. Ispirazione concatenata oggi, con una concatenazione di ispirazioni davvero improbabile, se non causa la mia così curiosità, posso dire così, intellettuale, e l'esplorazione soprattutto di diverse fonti testuali, di diverse menti interpretanti e culturalmente acute, non la mia naturalmente, ma quella in particolare oggi, da cui parte l'ispirazione inaspettata di un filosofo che non dovrebbe, diciamo, canonicamente far parte della schiera di pensatori e di voci di ispirazione spirituale, perché trattasi di un filosofo materialista, di un sociologo materialista, peraltro. Nasce anche come compositore, è stato allievo di Alban Berg. Alban Berg è uno degli esponenti della cosiddetta seconda scuola di Vienna, capitanata da Arnold Schönberg, la scuola che ha dato la botta finale, diciamo così, a qualunque tipo di forma canonica tradizionale della musica, creando la dodecafonia, cioè la musica atonale, e quindi completamente dissolvendo, se non distruggendo, quella che era l'impalcatura secolare della musica tonale. Perciò diciamo che già appena si sente musica dodecafonica uno un po' di timore e tremore ce l'ha, perché non si tratta proprio di una musica orecchiabilissima, e possiamo presumere che un allievo di un compositore di musica dodecafonica, che appunto si è formato a questa scuola e traduce poi queste esperienze, queste competenze acquisite anche dal punto di vista appunto di complessità di costruzione all'analisi sociale, non deve essere una figura orecchiabile, e infatti non lo è, ma è acutissima. Si chiama Theodor Adorno, Theodor W. Adorno, è un tedesco, poi emigrato negli Stati Uniti, fa parte della cosiddetta scuola di Francoforte. Scuola di Francoforte che ha dato, come possiamo dire, una forte impronta culturale all'impostazione marxista, ed è stata una scuola veramente molto importante rispetto all'analisi realistica della realtà, o per meglio dire all'analisi attraverso la metodologia del realismo, diciamo così, marxista alla realtà. Il risultato sono soprattutto, per quanto riguarda Adorno, delle analisi puntutissime, acutissime, del modo in cui la società capitalistica narra se stessa, sviluppa se stessa, costruisce se stessa, autodistrugge se stessa, continuamente si reifica, continuamente cerca di riprogettare tutti i propri fallimenti. In più, se non andiamo errati, anzi direi che non andiamo errati, siamo proprio nell'epoca in cui la cultura di massa ha la sua esplosione più deflagrante. Stiamo parlando dagli anni 40 e soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Ecco che, sommando questi criteri, abbiamo davvero tantissimo materiale. Materiale che, in particolare, nello specifico Adorno, tratta in maniera davvero acuta. E al di là di certi aspetti un po' datati nell'analisi, e soprattutto al di là di tutte quelle storicizzazioni che possiamo andare ad attribuire, quindi a circoscrivere l'azione di pensiero a un certo dato storico, una certa fase di sviluppo sociale, economico e di pensiero, sta di fatto che, anche rileggendolo oggi a 70 anni, 80 anni di distanza, certe analisi restano folgoranti. E mi riferisco oggi soprattutto a un testo che si chiama Sulla Popular Music, On Popular Music. Non voglio soffermarmi su questo testo ricchissimo, come dicevo, di spunti attualissimi. Ve lo consiglio, ci vuole un po' di sforzo, è abbastanza breve. Se superate l'introduzione, che di solito appesantiscono ancora di più il testo, non si sa perché, per una sorta di catarsi opposta, e avete un po' la pazienza di entrare nel linguaggio, che comunque è abbastanza tecnico, comunque appunto non è orecchiabilissimo di Adorno, però trovate delle analisi sociologiche
ma anche direi antropologiche e soprattutto legate all'essenza stessa del sistema in cui ancora oggi, anzi, quel sistema che oggi sta mostrando, profeticamente anticipato da acutissimi osservatori come Adorno, e cito così en passant anche un altro grandissimo che non fa parte della scuola di Francoforte, ma che, a cui sono particolarmente legato, un situazionista, neosituazionista, che è Guy Debord, sono comunque pensatori che di fronte a una realtà che era nascente, noi dobbiamo pensare a questo, di fronte a una realtà che era nascente, sapevano vedere oltre, sapevano davvero vedere nell'invisibile di quello che sarebbe stato, portando con un grande spirito ispirato alle conseguenze che poi la storia avrebbe ratificato. E questa è, per esempio, la popular music, cioè l'analisi di come il modello di consumo della musica diventa una sorta di struttura condizionante del nostro stesso porci all'interno del sistema capitalistico. Ma mi fermo qui. Dentro questo testo, sul finale di questo testo, che per usare una metafora, anzi un'analogia musicale, è come un poema sinfonico, perché inizia in modo roboante, un poema sinfonico di Richard Strauss, perché inizia in maniera roboante, finisce quasi in una sorta di elegia minimalista, dove tutto si va a dissolvere in un'impalpabile incorporeità. Ecco che su questo finale ci viene data da Adorno una ispirazione potentissima per noi, perché ci dice: per trasformarsi in un insetto, potete già immaginare quanto sia ottimistica l'analisi di Adorno, che si conclude così. Non voglio, ripeto, entrare nel discorso, non importa, nel discorso del merito sulla popular music, ma mi interessa questa frase: per trasformarsi in un insetto, l'uomo ha bisogno di quella stessa energia che può trasformarlo in uomo. Avete già capito il punto? La stessa energia. L'uomo ha bisogno della stessa energia, o per meglio dire, richiede all'uomo la stessa energia il diventare insetto e il diventare uomo, l'esprimere, cioè il peggio di sé e l'esprimere il meglio di sé. Avventurarsi nell'esplorazione delle più alte vette musicali o accontentarsi delle schifezze che ti propina il mercato. E rispetto al mercato degli anni 40, quando fu scritto un popular music, il mercato di oggi ci mostra quanto quel mercato di allora fosse comunque altamente colto e memorabile, visto che per Adorno la popular music, pensate, è il jazz, non il jazz degli anni 60. Immaginate soprattutto il jazz da Dixieland, quello da ballo, insomma, quello che suona anche Woody Allen, che è molto più bravo come regista, naturalmente, che come clarinettista. Ma questo è il punto. Il punto per noi è esattamente questo. Vorrei che fosse davvero un'ispirazione non inversa, ma indiretta, dataci da un pessimista cosmico, rispetto al quale Leopardi era Tom Cruise come sorriso e ottimismo. Cioè l'idea che comunque ci vuole la stessa energia. E sapendo noi che l'energia va dove va l'intenzione, sta nella nostra intenzione dirigere quell'energia o verso il basso o verso l'alto. Sempre, quotidianamente, o verso l'alto o verso il basso, o verso l'alto o verso il basso. È una scelta, ma non è soltanto una scelta di sforzo, perché l'energia che viene impiegata, che necessita, di cui necessita la doppia scelta, cioè di cui ogni direzione necessita, è la stessa. In realtà, nella prassi, certamente la scelta dell'alto, la scelta di studiare musica più colta, ovviamente più impegnativa rispetto alla scelta di farsi affossare da canzonette orecchiabili da cantare sotto la doccia. Con tutto il rispetto, naturalmente, non sto qui giudicando, avete ben capito, anch'io canto canzonette sotto la doccia, ci mancherebbe. Sta di fatto che, in linea generale, è un atteggiamento, è un carattere rispetto alla vita, quindi è un'intenzione rispetto alla vita. Vivi la vita come se fosse tutta una canzonetta, il tuo unico sforzo è lo sforzo che
manifesti rispetto all'ascolto di una canzonetta, o invece vivi la vita nell'intenzione di esplorare, di avanzare, comandando alla ricerca della musica più bella. Questa potrebbe essere la nostra metafora. Primo punto, perciò, la stessa energia per il meglio o per il peggio. Tocca a noi la scelta di come indirizzare la stessa energia. E veniamo alla correlazione piuttosto improbabile. Con William Atkinson, che sul finale del bel libro Il potere del subconscio, William Atkinson ed Edward Bills, in due firmano questo libro, grande, non sto neanche a sottolineare chi è, perché se seguite R51 TV conoscete benissimo William Atkinson, che ci dà un'ulteriore spinta rispetto alla scelta dell'utilizzo della nostra energia nella migliore direzione. Perché ci dice che abbiamo questa energia, che possiamo usare questa intenzione. È il tuo impero mentale, dice, alla fine del libro Il potere del subconscio. In questo libro ti abbiamo presentato una visione del tuo nuovo impero mentale, una visione dei suoi piani e livelli più bassi e dei suoi piani e livelli più alti. È il tuo impero, ecco quello che dà in più. Ecco perché mi è venuta questa connessione assolutamente improbabile, una sintesi, ripeto, improbabile tra Adorno e William Atkinson. L'energia, ispirazione da Adorno, è la stessa per scegliere l'alto e il basso. William Atkinson, nella sua esplorazione anche generale, nella dottrina della legge d'attrazione, dell'uso della mente conscia, subconscia e superconscia rispetto alla creazione della nostra realtà e rispetto alla relazione con la nostra realtà, ci mostra sia i piani più bassi che i piani più elevati. Questo costituisce il nostro potere. Il nostro potere è tuo da gestire, governare, esplorare, coltivare. Sei a casa tua. I molti fenomeni meravigliosi che si manifestano nella sua immensa regione sono fenomeni tuoi. Tuoi da controllare, da dirigere, da sviluppare, da coltivare. Tuoi per limitare, trattenere, inibire. A tuo piacimento, come vuoi tu, con la tua volontà. Con la tua volontà. Ah, ma non è vero, perché noi siamo vincolati dalle catene esterne, non possiamo far niente. Certo, in parte. Ma questo non deve essere un alibi per far sì che tutta la nostra vita sia una scelta della zona di comfort più passiva. Il fatto che noi non possiamo cambiare la realtà del faraone non significa che non possiamo cambiare la nostra realtà di mercanti, e sto alludendo naturalmente ad Abramo. Il cambiamento della realtà non deve essere un alibi, cioè l'impossibilità del cambiamento storico della realtà non può essere un alibi del non cambiamento, del non tentativo di cambiamento della nostra realtà, sulla base delle relazioni concrete che abbiamo, sulla base, diciamo anche razionalmente, delle concrete possibilità che abbiamo. Questo non impedisce però di migliorare, di avanzare, e non soltanto di migliorare come amor proprio o come consapevolezza nelle cose, no, di migliorare concretamente, di avanzare lungo la catena, il percorso che sembra incatenarci a terra, ma che invece, se lo sappiamo seguire, ci guida fuori dalla nostra prigionia. Utilizza perciò tutto il tuo potere, tutte le tue facoltà mentali, e non perdere mai il punto. Non perdere mai il fatto che tu, il tuo vero sé, il tuo io sono, tu sei il padrone di questa terra mentale, il sovrano di questo impero, e che hai tutto il potere e il dominio su te stesso, sui tuoi abitanti, gli abitanti del tuo mondo, e su tutto ciò che è contenuto nel tuo regno. Questo significa usare al meglio la tua energia per costruire il tuo migliore regno.